Bentrovati al 29 dicembre 2013, siamo nella parrocchia Sant'Antonio a Casevecchie e abbiamo assistito al secondo concerto per i giorni di Natale. Abbiamo qui i maestri Placido Frisone, buonasera. Buonasera. E Michela Guidone. Buonasera. Allora, concerto magico, potete vedere ancora il coro alle nostre spalle, la chiesa si è riempita di un'armonia e di una gioia che solo i canti religiosi riescono a darci. È vero, è vero. Anche mentre li preparavamo eravamo presi da questa atmosfera. E non solo, anche nell'esecuzione, quanto è difficile trattenere le emozioni di un lavoro del genere? L'ho vista commossa. Sì, è difficilissimo mantenere questa emozione, perché a parte che questo è l'ultimo concerto dell'anno e quindi era proprio... Ma l'ultimo concerto dell'anno, abbiamo qualche speranza di un bis magari nei primi giorni di gennaio? Cercavo di rubare qualche notizia dal coro, ma sono integerrimi. Padre Leonardo, penso sì. Padre sì. Leonardo, entusiasta ovviamente di questa performance che è davvero incredibile, è una magia. Ci ha spinto a fare il concerto, noi eravamo un po' increduli, pensavamo di non poterlo fare. Quindi mai. Noi incrociamo le dita per un'eventuale data a gennaio. Va bene, anche noi. Ma voi già conoscevate tutti i componenti del coro oppure è stata la prima esperienza con loro? No, noi li conosciamo ormai da 3 anni, lavoriamo insieme per le messe, insomma, quindi... E sono tutti elementi di Monte di Procida oppure qualcuno viene da... I solisti sono di Trabacoli e Monte di Procida e invece le ragazze sono tutte di Monte di Procida. Perfetto, noi abbiamo già rubato la promessa a Michela Guidona di averla sul divano di fuori rete. Purtroppo non siamo riusciti a far coincidere i nostri impegni con il primo appuntamento speciale del Natale, ma noi l'abbiamo rubato questa promessa ormai, vero? Sicuramente, sì, ci saremo. Cioè, quindi, ma da sola? No, con lui, un divano. No, questo sì, è un divano, è una chiacchierata. Allora, i complimenti da montediprocida.com, grazie e buona serata. Grazie a voi, grazie. Siamo qui con padre Leonardo, buonasera. Padre, è stata davvero un'emozione per tutti, abbiamo ancora la pelle d'oca. Eh sì, veramente è una cosa bella, una grande gioia. Io mi attendevo, le ragazze mi hanno fatto contento. Hanno lavorato, si sono impegnati, si sono sacrificati e è andato tutto bene, veramente hanno lasciato un segno di serenità, di pace e di gioia. E possiamo magari ripetere questa cosa a gennaio? Perché se ci concordiamo con una data, noi stiamo cercando di rubare questa promessa alle ragazze del coro. Bisogna insistere con loro. Perché loro hanno chiesto di insistere con lei. Io sono, per me possono farlo tutti i giorni, per quanto mi riguarda. Quando fanno queste cose io sono sempre contento, disponibile sempre. Allora padre, cosa auguriamo a tutti i visitatori di montediprocida.com per quest'anno che sta per arrivare? Auguriamo veramente un impegno costante per il bene, che recuperiamo il rispetto uno dell'altro per poter vivere in una serenità e in una pace che non ci viene dall'alto, ma la costruiamo nel rapporto di amore e di rispetto. Facendo un po' quelle cose che Papa Francesco ci sta dicendo, chiederci scusa quando sbagliamo, rispettarci, cercare veramente di accoglierci come persona. Questo è l'augurio che ci possiamo aspettare di più dal nuovo anno. Grazie, buona serata. Ciao, grazie a tutti, ciao.